Maia, la vereconda ninfa, non si recava mai alle adunanze degli dei beati. Essa dimorava in una grotta ombrosa. Là Zeus si permetteva con lei i suoi giochi d'amore nell'impenetrabile notte, mentre Era dormiva. Nessuno ne sapeva nulla, né dei e né uomini. Il desiderio di Zeus era soddisfatto. Ma arrivato per la ninfa il decimo mese, le cose vennero alla luce e divenne manifesto l'accaduto. Essa partorì un figlio astutissimo, un furbo adulatore, un bandito, un rapitore di buoi, guida dei sogni e spione notturno, come sono coloro che stanno in agguato sulla strada e presso le porte. Egli doveva presto raggiungere la celebrità agli dei per le sue gesta. Nato di buon mattino, a mezzogiorno suonava già la lira e di sera rubava i buoi di Apollo, in quel quarto giorno del mese in cui Maia l'aveva partorito. Buonasera a tutti. Buonasera, vedo che siete numerosi, sono contentissimo di questo. E stavamo parlando, penso che molti l'abbiano indovinato, del messaggero degli dei, di Hermes, un personaggio inquietante, avete sentito, un bandito, insomma. Il messaggero degli dei, quindi oggi parleremo di tante cose, di messaggi, di realtà, di verità, di tante cose che stanno tutte legate insieme e non per niente Hermes, appunto il messaggero degli dei di cui vi parlavo, è il dio da cui prende il nome l'ermeneutica, una corrente filosofica di cui oggi abbiamo l'onore di avere qui il massimo, uno dei massimi rappresentanti mondiali, e cioè il professor Vattimo, il professor Gianni Vattimo. Naturalmente, come si dice in genere, ma questa volta è sicuramente vero, e non ha bisogno di presentazioni, e quindi noi facciamo una presentazione e passo la parola al professor Preti. Buonasera a tutti. Allora, sì, Hermes, come si diceva, figlio della ninfa Maia e di Zeus. In particolare, i mitici dicono che erai, oltre che il figlio astuto, infingardo, che stava indicando adesso Ezio, era anche il figlio più agile e più veloce di Zeus. Proprio per questa ragione fu scelto come messaggero degli dèi, ovvero colui il quale portava i messaggi. E i messaggi, come tutti sanno, per essere capiti devono essere decodificati, devono essere interpretati. Per questo l'ermeneutica è la pratica filosofica della interpretazione, la pratica filosofica dell'interpretazione che permette di cogliere il significato dei messaggi. Nel secolo che si è chiuso, ormai da una decina di anni, ci sono state varie teorizzazioni dell'ermeneutica. Una delle più importanti e delle più interessanti certamente è stata quella di Gadamer. Proprio adesso, mentre stavamo venendo, parlando col professore, il professore ricordava, il professor Vattimo ricordava che la sua traduzione di Verità e Metodo, la principale opera di Gadamer, è stata la prima traduzione mondiale dal tedesco in un'altra lingua. Il professore ha avuto modo di tradurre quell'opera perché il professore è andato alla fonte di quel tipo di teorizzazione ermeneutica, in quanto il professore ha studiato con Gadamer. Anzi, se vi capita, se qualcheduno di voi volesse andare a cercare un po' di notizie, come ho fatto io questa sera, un po' di notizie biografiche sul professore su internet, in alcuni siti si trova addirittura scritto che il professore è stato allievo di Gadamer. In un certo senso è stato anche allievo di Gadamer, però ora poi il professore mi correggerà eventualmente, lui è stato soprattutto allievo di Parison a Torino, dove si è laureato e dove ha insegnato per quasi 45 anni, se non sbaglio, prima estetica e poi filosofia teoretica, è stato preside della facoltà di Lettere e Filosofia di Torino. E, oltre a questo è stato invitato, ha tenuto corsi in università di tutta Europa e università americane, alcuni di quali corsi molto prestigiosi, e tra l'altro i testi di alcune lezioni di questi corsi sono proprio contenuti nel libro, nell'ultimo libro che il professore ha pubblicato e che poi vi indicherò.
Oltre a questo, il professore naturalmente ha avuto una parte della carriera accademica, è un collaboratore, è stato un collaboratore di molti giornali italiani e stranieri. Cito solo e semplicemente La Stampa, il giornale di Torino, la città del professore, cito El País, cito Il Manifesto, L'Unità. Attualmente, se non sbaglio, dovrebbe essere un collaboratore del Fatto Quotidiano, se non sbaglio. Quindi è un blogger del Fatto Quotidiano, si dovrebbe dire così se non sbaglio. Insieme a questo il professore attualmente è un deputato al Parlamento Europeo, lo è dal 2009, il secondo mandato, lo è già stato dal 99 al 2004. Dicevo prima, il professore ha pubblicato, al di là delle traduzioni, al di là della traduzione che citavo prima, ha pubblicato un numero molto numeroso di libri. Io voglio qui ricordarne solo tre, i titoli di solo tre, perché è una scelta personalissima, perché sono tre libri che per me sono stati molto importanti, per la mia formazione. Io immeritatamente insegno filosofia in un liceo qui di Conversano e dicevo, sono stati molto importanti da questo punto di vista. Il primo che voglio ricordare è Il soggetto e la maschera del 1974, che è un'opera che in una qualche maniera mi ha insegnato a leggere Nietzsche. Oltre a quello c'è da ricordare, purtroppo, c'è da ricordare Il pensiero debole del 1983, quella raccolta di saggi che il professore ha curato con Pieraldo Rovatti, e poi un libro del 94, Oltre l'interpretazione, che in qualche maniera è quel libro che ha fornito, tramite l'identificazione tra ermeneutica e nichilismo, hai individuato il nucleo del pensiero debole. A questi tre libri stasera forse ce n'è da aggiungere un quarto, un libro io ritengo veramente molto importante, è uscito, che è in libreria da qualche mese, ed è questo, Della realtà fini della filosofia, pubblicato da Garzanti. Libro molto importante perché in questo libro il professore, questo libro ha ricevuto numerose recensioni, ha suscitato un dibattito molto ampio, anche molto acceso, e si è inserito in un dibattito acceso. Un dibattito intorno al realismo filosofico, dibattito che in qualche maniera è il dibattito che da un anno a questa parte agita le acque della nostra filosofia. In questo libro in particolare il professore ha utilizzato l'ermeneutica, questa ermeneutica di cui ci parlerà il professore tra un po', ora mi taccio immediatamente e lascio la parola al professore perché voi siete qui per ascoltare lui, non certo me. Dicevo, ha utilizzato l'ermeneutica come strumento conoscitivo della realtà, al fine di giungere a che cosa? Ad una visione non conformistica della realtà, no? Questo termine sembra un termine scontato, semplice. In realtà, attraverso lo strumento ermeneutico, il professore giunge ad una visione non conformistica della realtà. Visione non conformistica della realtà e visione della complessità di questa realtà. E di quelli che proprio Rovatti, in una recensione uscita circa un mese fa su Repubblica, chiama i dispositivi oggettivanti, ovvero quei fatti che limitano la capacità del soggetto, ovvero di noi tutti, di operare in questa realtà. Io mi voglio fermare qui perché vorrei che fosse proprio il professore a parlarci di queste tematiche. Lascio quindi al professore la parola e lo ringrazio naturalmente per essere presente qui questa sera. Grazie. Ma certo, in realtà non è facile. Uno dei libri, l'ultimo libro prima di questo che abbiamo citato adesso, che io ho pubblicato, e alcuni dei pezzi che stavano lì sono ripresi qua perché quel libro è andato subito fuori circolazione, perché non per colpa mia la casa editrice ha avuto dei problemi economici, ha chiuso la baracca
e quindi in realtà. E allora era intitolato Dio la verità. Sentivo poco prima il dibattito che ci ha preceduti, in cui venivano fuori uno dei dibattenti, credo Romano, che io ho conosciuto qui, dice sì, però guarda che la realtà c'è. Sì, c'è, ma io gli ho risposto, c'è la realtà della lotta di classe, non certo il dato. Adesso è una risposta un po' troppo radicale, se volete, un po' estremistica, anche perché sto Romano mi è stato descritto come un adepto di Vendola, quindi non dovrebbe risentirsi, ma non importa, voglio dire, l'ho conosciuto, solo sentito oggi, mi sembra una persona attendibile. È vero che, figuriamoci se io nego che siete lì seduti e io sono seduto qui, che c'è un po' di venticello, che ci sono le luci, solo che a cominciare da Kant, cominciamo così, il mio parroco quando predicava la domenica, e dice, quello sciagurato di Kant, poverino, Kant aveva scritto tutte le sue critiche per difendere praticamente la religione contro la scienza che lo minacciava. Eppure, insomma, a cominciare da Kant, il discorso sulla presa dell'intelletto sul mondo non è più così immediato come alcuni realisti ancora oggi credono. C'è una famosa sentenza che io ho continuato a non capire mai e continuo a capirla poco, ma è molto semplice apparentemente. La definizione, il principio di Tarski, di cui leggete un pezzo nel libro, quelli di voi che lo vogliono leggere, che dice, piove, tra virgolette, sì, se e solo se piove, senza virgolette. Io intanto, siccome ho sempre... Normalmente salto le virgolette, allora dico, beh, se uno dice, un grande logico polacco che dice che piove, se e solo se piove, è una roba che fa rabbrividire dalla sua banalità. Ma mettiamo pure che ci siano nell'una frase le virgolette e nell'altra no. In quel caso il problema è sempre, e com'è che le virgolette scompaiono? Cioè il secondo piove è un enunciato o è un fatto? Dice, no, è un fatto. Dice, ma scusa, me lo dici tu però, perché di per sé la pioggia piove. Das Regen regnet, o die Welt weltet, come diceva. Ma però non è, bisogna che lo si enunci. Persino in Aristotele un termine isolato non è né vero né falso. Voi potete dire ipogrifo, ma ipogrifo dice, c'è un ipogrifo lì, ah, momento, calma, questo diventa un problema. Se c'è o non c'è, oppure l'ipogrifo esiste, l'ipogrifo non esiste. Se voi dite per esempio l'ipogrifo è un cavallo con le ali, da solo una definizione di vocabolario, l'ipogrifo significa un cavallo con le ali, ma non sapete se c'è o non c'è. Soltanto in un giudizio che comprende la voce del verbo essere potete dire una verità o un errore. E allora il problema vero è che anche il secondo piove è una proposizione che qualcuno dice. Cosa c'ha da fare tutto questo con l'ermeneutica? Cioè, ce l'ha perché ogni prensione sulla realtà passa attraverso delle strutture sintattiche che sono, volete dire, gli a priori kantiani, sì, sono le leggi della lingua che parliamo, sono le formule del vocabolario e della grammatica e della sintassi della lingua che parliamo. Non possiamo guardare il mondo e raccontarcelo senza usare questi, perché sono partito da Kant, perché appunto Kant è il fondatore dell'ermeneutica, molto remotamente se vogliamo, però così, nel senso che non si può dire che guardo il mondo com'è, ma lo guardo attraverso degli occhiali, che poi per Kant, siccome erano uguali in tutti, e lì c'era un piccolo trucco, perché come fa Kant a dire che gli a priori sono uguali in tutti, se questo è un giudizio che comprende già l'uso delle categorie scientifiche, insomma è un paralogismo, cioè oggettivare gli a priori, descriverli come strutture universali è come dire che sono dei triangoli, ma i triangoli le costruisce la geometria usando tempo, spazio, categorie, eccetera. Cioè, comunque questo lasciamolo perdere, perché
se no diamo ancora delle ragioni ai realisti di salutare Kant, di andarsene. Dunque, l'apprensione sul mondo è sempre un'apprensione resa possibile ma anche condizionata dalle nostre aspettative, lingua che parliamo, pregiudizi che portiamo con noi. E questo è la verità, cioè la verità non è certo mai il dato di fatto nudo e crudo, anche perché indicare un dato di fatto piuttosto che un altro, cioè ci sono ancora tanti ricchi al mondo, indicherebbe uno, un esponente della destra, cioè, vabbè, dice vabbè, il mondo è ricchissimo, dice scusa ma guarda dall'altra parte, ah, dice già è vero. Il solo orientamento, il dito che indica, è già un atto linguistico condizionato da una scelta che non sempre è consapevole, nel senso che dice adesso scelgo di, però fondamentalmente è così, un po' quello che Marx chiamava l'ideologia. Se voi discutete con un ricco signore sul fatto che la proprietà è un furto oppure un diritto naturale, ve ne accorgete subito. Quello che non ha una lira dirà ma certo che la proprietà è un problema, come è cominciata? E quello che ha invece molti soldi in banca dice no, guardate, scusate, è ovvio che la proprietà è un diritto naturale, eccetera. Allora, quando io parlo di ermeneutica, quando Gadamer parla di ermeneutica, Gadamer poi non era neanche un gran rivoluzionario. Gadamer, quando sono andato in Germania a studiare con lui la prima volta, ho detto che giornale devo leggere in tedesco? Dice ma la Neue Zürcher Zeitung, che è la gazzetta come il Wall Street Journal della Svizzera, cioè proprio altro che il Wall Street Journal, è già una cosa molto più progressista, quindi per dire, non era. Però se si dice che la nostra esperienza è fondamentalmente un'esperienza di interpretazione, si dice già una cosa rivoluzionaria. Perché? È ovvio, perché cominciate a domandare quando vi si dice le cose stanno così, l'ermeneuta conseguente dice, scusa, chi lo dice? Che piova, che il secondo piove sia fuori dalle virgolette, chi lo dice? Dice, no, non è una cosa che si dice, è. Ma ragazzi, siamo quasi a livello del tipo che ti frusta, cioè è così. E c'è tutto un corollario intorno a questo. Per esempio, affermare una delle frasi che io dico sempre per scandalizzare i miei interlocutori, chi parla della realtà oggettiva è un amico dei capitalisti. Dice, ma è possibile? Perché no? Scusate, la realtà oggettiva è quella che è indiscutibile. Indiscutibili sono tutte le cose che vi dicono i giornali mainstream. Certe cose nei giornali non le leggete, e leggete soprattutto le altre, e le altre sono quelle che giovano a. E la realtà oggettiva non sarà anche quella dei tecnici, visto che dobbiamo parlare questa generale cosa anche da fare con la democrazia, visto che c'era scritto bivio, la democrazia al bivio. Beh ragazzi, la democrazia ormai al bivio è passata da tempo in Italia. Se siamo nelle mani dei tecnici non c'è più bivio che tenga, siamo già ben oltre, al di là, al di qua. E le prossime elezioni di cui parlava, scusate se degenero in politica, scendo in politica, ma anche un altro grande cavaliere era sceso in politica. Andiamo, dice ci saranno le elezioni, io comincio a pensare, primo comincio a dubitare che ci siano, secondo comincio a sperare che non ci siano perché risparmieremo un sacco di soldi, se i due grandi raggruppamenti promettono che faranno esattamente quello che c'è scritto nell'agenda di Monti, beh insomma per favore evitiamo tutti quelli che il fascismo chiamava i ludi cartacei, soldi, cabine elettorali, comitati, Solo che, purtroppo, per così dire, le elezioni sono scritte nella Costituzione, sarebbe un colpo grave se il nostro Presidente, così saggio e per bene, violasse la Costituzione, diciamo una cosa, anche su questo punto, mettiamola così. In ogni caso, questa è la situazione. E perché è giusto prendersela con la verità? Ma perché la verità è esattamente quella che giustifica i tecnici.
I tecnici non sono dei politici, cioè non sono gente di parte, sono gente che fa esattamente quello che la realtà chiede. Ah, la realtà è quale realtà? Appunto, quella che voi avete definito come tale, attraverso degli schemi, delle cose che non sono indipendenti dalla vostra ideologia. Ma perché parliamo di la verità? Potremmo parlare di una verità, la verità di Monti in questo caso. Bene, possiamo pure parlare di una verità di Monti, ma la verità di Monti, se si riconoscesse una verità, che è una verità, io infatti sto dicendo la verità, la mia verità, ma Monti si rifiuta, i tecnici non accetteranno mai di dire una verità, dicono la verità, se no che gusto c'è a fare i tecnici, scusate. È ovvio che, no, lo capisco che quello che scandalizza è dire dobbiamo fare a meno della verità. Io non voglio fare a meno della verità. Sono convinto però che la verità si costruisce in un dialogo sociale di approvazione e disapprovazione, persino la verità scientifica. Io adesso attacco subito il mio collega di sinistra, che però secondo me è di destra, se è uno scienziato. No, va bene. E cioè, l'esperimento scientifico che deve essere ripetibile, è giusto, deve essere formulato secondo leggi matematiche condivise. Condivise vuol dire che chiunque lo ripete deve avere lo stesso risultato, però se qualcuno ha un risultato diverso non vale più. Cioè, per dire, la proposizione scientifica è un argomento ad homines, ad altri scienziati che devono ripetere ma persino Popper direbbe questo, non è un'invenzione, solo che radicalizzo un po'. Cioè non è che quando una proposizione scientifica è enunciata e non è smentita, come direbbe Popper, una volta al Parlamento europeo un tale ha citato Popper in un discorso e uno dei traduttori ha tradotto Harry Potter, una roba. È successo di tutto, diciamo, ma che cavolo c'entra Harry Potter? Comunque questo Popper era l'inventore del falsificazionismo, e cioè quando voi dite una verità scientifica non state dicendo come stanno le cose, avete falsificato una serie di altre proposizioni e sapete come non stanno, ma su come stiano in sé per sé nessuna induzione, del resto l'induzione, tutti gli uomini sono mortali, Socrate è uomo, sì, ma tutti gli uomini sono mortali, se tu sei vivo, come fai a dire che sono tutti mortali? Non lo sai. Allora, puoi soltanto dire che siccome hai visto morire la tua portinaia o il tuo tranviere o tua nonna ieri, gli uomini non sono immortali, ma non sai in sé per sé cosa voglia dire. Non so come metterlo, ma mi sembra tanto ovvio. Quindi che anche l'esperimento scientifico è una forma di persuasione generalmente accettata, nel senso che non c'è ancora nessuno che ha dimostrato che l'acqua non bolle a 100 gradi. Ma questa persuasione, se ben capisco, in qualche maniera derivando da un confronto, può avere anche alla base, o deve avere anche alla base, una sorta di conflitto. E se tutto questo porta ad una qualche definizione di verità sotto forma di conflitto, non si corre il rischio di arrivare, insomma, in qualche maniera alla logica del più forte? Beh, appunto, ma la logica del più forte è giusto quella del realismo. Cioè, voglio dire, se uno sa che sta facendo, che quando enuncia un principio, una conclusione, pronuncia un enunciato, è una proposta agli altri. E questo direi che il pensiero debole si chiama debole anche per questo, che non sa come stanno le cose davvero definitivamente, per sempre, qui, solo qui, le donne non potranno mai fare i preti, né ora né mai. Ma non parlava escatedra il Papa che ha detto questo, però insomma è difficile considerarlo una proposizione così a capocchia. E io invece sono convinto che era una... No, adesso a parte questa proposizione, per dire che una verità che si concepisce come la proposta che gli altri possono approvare o non approvare, e diventa verità quanto più diventa confermata, nel senso dagli altri, ma non perché verificano positivamente che le cose stanno così, perché falsificano sempre più proposizioni che non funzionano. Non credo che sia così scandaloso. In questo senso però la verità non è qualcosa che è scoperta la quale
noi ci mettiamo d'accordo, ma quando ci mettiamo d'accordo diciamo di aver trovato la verità, molto semplice, ma non c'è nessun dato oggettivo, ti dimostro che il governo deve andare così, ma quando mai? Tu chi sei? Se sono un esponente del partito di XY, va bene, allora guarda, mettiti d'accordo con altri e vediamo se devono andare così. Se no, tra l'altro, la democrazia di cui parliamo non solo sta morendo per ragioni bancarie, diciamo così, via, Goldman Sachs e compagni, ma morirebbe il giorno che scoprissimo la verità assoluta. Dovremmo affidarci appunto solo ai tecnici. Fortunatamente non c'è la verità assoluta nelle cose umane. Dice, ma però nelle cose scientifiche, sì, beh, fino a un certo punto, nel senso che appunto sono... Dice, ma tu prendi pure un aereo, quindi ti fidi del fatto che stanno su, per esempio. Sì, d'accordo, nel senso che in genere non cadono. Però se cominciassero a cadere tutti i giorni, io starei più attento. Quindi è tutto un discorso pragmatico, di comunità, di presupposti, di metodi, di paradigmi, come dice Thomas Kuhn, un grande storico della scienza. E a me non sembra così scandaloso. E allora dice, ma quando tu dici qualcosa credi di dire la verità? Beh, so che date le condizioni in cui sono, date le cose che ho letto, date le cose che mi sono state comunicate, eccetera, questo mi sembra vero. Se avete degli argomenti contro, ditemelo. E se non ne avete ancora, amen, non sono ancora falsificati, ma badate che tutto ciò che chiamiamo realtà è solo tutto il sistema di cose che non sono state messe in dubbio da nessuno. Nessuno dubita che quando piove, piove. Però se poi uno dice dobbiamo formulare tutti i nostri principi generali, valori, eccetera, sulla base del fatto che deve esserci un fatto da verificare, su cui, come fate a dire che non bisogna uccidere, non bisogna uccidere? Da dove risulterebbe? Dice, è scritto nella natura umana. Cari, momento, calma. Cos'è la natura umana? Cioè, è sempre stato così, ma nemmeno per sogno. Veniamo da una tradizione di assassini, di cannibalismo, di ogni genere di porcate, e mi raccontate che è la natura umana. Abbiamo semmai imparato da qualcuno che bisogna amare il prossimo come se stesso, ma questo non è mica scritto nella natura. Non c'è un'essenza, non è un fatto, è un valore che dipende da una lunga tradizione culturale, da quello che abbiamo letto nel Vangelo, nei testi sacri, che ci hanno insegnato e che ci sembra ragionevole da accettare. Basta. E non so come dirla. Ma posso, perché poi devo difendere la categoria, no? Sono un bieco insegnante di matematica e fisica, quindi devo difendere, diciamo, la pagnotta, cioè la mia... No, voglio dire, la scienza oramai è da tempo che ha abbandonato l'idea della verità. Della verità assoluta non ne parliamo. Oramai si parla di ermeneutica nella scienza. Gli scienziati del Novecento sono una classe depressa, perché hanno abbandonato l'idea della verità. Addirittura molti di loro parlano a livello di oggetti teorici che sono solo dei simboli. E io sono d'accordo con quella corrente, viene da Cassirer, grande filosofo. Quindi praticamente oramai la verità assoluta l'hanno abbandonata tutti. Invece, se si ascolta i filosofi, in genere reputano che gli scienziati siano tutti realisti, attaccati all'oggettività, convinti che tutto ciò che scoprono abbia una natura essenziale, che sia la vera essenza delle cose, che credano davvero, per esempio, che si debba parlare degli elettroni come si parla delle porte, dei tavoli o di altro. E invece non è così. Lo stesso Kuhn, ma voglio dire, non solo i filosofi, gli stessi scienziati, con la meccanica quantistica, il soggetto è entrato prepotentemente nella scienza e non è possibile più distinguere l'oggetto dal soggetto, quindi in sostanza più ermeneutica di così. Cioè, ho l'impressione che i filosofi hanno trovato dei grandi alleati, le geometrie non euclidee, tutte le geometrie sono valide, addirittura sono comode, e quindi c'è il convenzionalismo, ci mettiamo d'accordo per sostenere certe verità, queste cose le dice la scienza. Su questo sì, purtroppo non tutta la scienza, nel senso che capita di incontrare degli scienziati che vogliono dimostrarmi che Dio non esiste. Ora, io non so se si può dimostrare che Dio esiste, ma certamente non si può dimostrare che una cosa non esiste. E siccome in tutti i discorsi di valori, eccetera, sempre c'è quest'idea che è un dato scientifico, altrimenti chiedete a Monti, voglio dire, chiedete ai tecnici che ci governano, se sono così relativisti. No, beh, sono gente che crede di fare esattamente quello che è scritto nella natura dell'economia, va bene. Marx, una delle grandi tesi di Marx era che l'economia politica non è una scienza naturale,
che vuol dire che è una scienza storica, che ci sono di quelli che la descrivono in un certo modo. Invece questi qui credono che siano scienze naturali. Lo so che non ci credono completamente, ma siccome sono pagati dalla Goldman Sachs, trovano comodo crederci. Cioè, voglio dire, adesso non voglio accusare nessuno, però gli economisti non direbbero mai qui che è una scienza assoluta l'economia, però si comportano così. Ma perché? Perché l'ideologia scientista è un'ideologia conservatrice, cioè quello che è indiscutibile è ciò che sta bene alla classe dominante. Io di questo non dubiterò mai più ormai, quando mai? Perché che c'è una realtà oggettiva. Io ho scritto anche un piccolo saggio intitolato, che c'è anche lì, Pensiero debole, pensiero dei deboli. Perché chi è che si scandalizza quelli dico che non c'è la verità oggettiva? Ma quelli che gli oggetti li hanno ben sotto mano, dice come non c'è la verità oggettiva? Signora mia, non c'è più religione, come dicono le signore religiose. Ma quelli che nascono stragobbi, malmessi, un signore francese che anni fa ha fatto una causa allo Stato francese perché aveva impedito a sua madre di abortirlo quando era un feto. Era di un'infelicità assoluta questo. E questo qui credete mai che crederà che c'è una realtà oggettiva, ci sono delle leggi? Ma vi schiaffeggia se ha le mani, voglio dire, o vi sputa in un occhio. E questo è un discorso che è facilmente comprensibile. Chi è che può accettare l'idea che non c'è una verità assoluta, ma che ci sono interpretazioni in lotta, eventualmente anche che possono negoziare un accordo? E sono quelli che non hanno posizioni da difendere. Guardatevi intorno, tutte le autorità assolute sono per la metafisica oggettiva. C'è, dice, no, caro, qui c'è la legge di natura, i paletti, i valori non discutibili, la vita. Oltretutto, appunto, la vita è talmente un valore oggettivo che se uno sta lì mezzo morto, in stato vegetativo, riesce solo a far così con la faccia per dire per favore fatemi andare via, no, invece deve stare lì perché la vita deve essere difesa a tutti i costi. Beh, ragazzi, e questo, capite, quando io faccio questi discorsi sulla realtà e la verità, sono ispirato soprattutto da queste cose qua. Non è che mi interessi davvero dimostrare che se piove non è vero che piove, cosa volete che me ne importi? Sono quasi come le telefonate di Napolitano. C'era una bellissima vignetta sul Fatto, di cui io non sono collaboratore, dove si vedeva le telefonate segrete di Napolitano. Napolitano che alza il telefono, pronto qui il Quirinale, casa Berlusconi? Sì, dice, gli faceva le pernacchie. Cioè, a nessuno gliene fregherà mai niente di sapere cosa diceva Napolitano con Mancino al telefono. Il problema è perché mai non si possa sapere, insomma, è tutto un altro discorso. Io davvero, il giorno che mi dicono qui ci sono discorsi napoletani, via, li butto, prometto che non li leggo nemmeno, così almeno il Presidente è contento. Però la questione è un'altra. E così, non so più perché sono venuto al disco di telefono. Ah no, non mi interessa niente di sapere una quantità di cose, mi interessa sapere chi lo dice e perché. E allora se qualcuno mi viene sempre a dire che c'è la natura, ci sono le leggi naturali, i paletti, calma, io sono convinto che c'è una bellissima frase di Rorty, un mio amico americano che è morto qualche tempo fa, poverino, diceva, prendetevi cura della libertà, la verità si difenderà da sé. E invece normalmente, o come diceva il grande Gustavo Bontadini, filosofo cattolico dell'Università Cattolica di Milano, la Chiesa quando è minoranza parla di libertà e quando è maggioranza parla di verità. Anche su questo ci sarebbe da meditare. Ma io sono un buon cristiano, credo. Certo, il Papa non è d'accordo. Allora, elimineremo la parola fatto, il fatto quotidiano, no, l'interpretazione quotidiana. O magari le coppie di fatto, le coppie di interpretazione. Il fatto è fatto da qualcuno. Perché il fatto, anzi, va benissimo, la prima proposizione di Wittgenstein nel Tractatus è Die Welt ist was, dittat, was der Fall ist. Il mondo è ciò di cui è il caso. E parla sempre di Tatsache. Ma Tatsache sono le cose di fatto, cioè che sono fatte, non certo la natura, l'eterno, eccetera. Va bene. E adesso il discorso si fa davvero
infuocato e quindi chiameremmo i ragazzi a porre le loro domande. Abbiamo, sì, perché adesso si discute davvero dei massimi sistemi. Abbiamo un gruppo di ragazzi che hanno letto qualcosa sull'ermeneutica e sul professor Vattimo e che hanno delle domande da fare. Il professor Ottani ha curato questa cosa perché ha un po' raccolto queste domande, perché erano davvero tante. Se volete vi dico, ci siamo tutti visti a casa mia, che è diventato un circolo pericoloso ermeneutico, oramai segnalato sulle guide, e quindi hanno tutti avuto molto da dire su queste cose. Spero che venga fuori quello spirito battagliero che si è manifestato. Sì. Forza. Io non tralascerei nulla, vero? Sì, buonasera. Io difendo la scienza insieme al professore. Vabbè, comunque la mia domanda è questa. Se è vero che non esiste una realtà oggettiva e che il metodo con cui conosciamo funziona poiché scopriamo cose che in realtà abbiamo inventato noi stessi, ma lo abbiamo dimenticato, cosa possiamo dire della scienza? Come dobbiamo comportarci davanti all'osservazione del bosone di Higgs, avvenuta ben 48 anni dopo la scoperta puramente teorico-matematica dello stesso? Personalmente, esperienze come queste mi portano non solo a considerare valida la scienza, ma a credere in una realtà oggettiva da carpire. Lei comincia però col dire se è vero che non c'è la verità oggettiva, io non ci sto. Contraddizione perché, di fondo. No, nel senso che negare l'oggettività del dato significa negarne l'assolutezza. Io non nego affatto anche il bosone di X, però X sembra. No, non c'è nessuna affermazione di non esistenza degli oggetti nella mia tesi. C'è un'affermazione del fatto che tutti gli oggetti si danno dentro un'esperienza, che è un'esperienza socioculturale mediata da degli strumenti, compresi i fisici che scoprono il bosone di Higgs, nel senso che non è tanto oltretutto sto bosone di Higgs dice guarda te lo faccio vedere, vediamo. Per dire che devo prima iscrivermi a un corso di fisica, imparare quel linguaggio lì, è come dire Ti dimostro che Padre Pio aveva le stigmate. Sì, devi farti frate, devi diventare francescano, devi fare. Benissimo, poi io. Però non invece, è puramente empirica, la non è la stessa non è che devo cosa. Adesso forza. Scusate l'esempio, ma l'esempio veniva questa cosa di farsi frate, veniva dal fatto che anche Kuhn diceva che entrare dentro, diciamo, diventare capace di capire la realtà del bosone di Higgs è come entrare in un ordine religioso. Cioè devi imparare, fare gli esercizi e poi piano piano scopri anche quello. Nessuno di noi sa una mazza del bosone di Higgs, almeno noi, il professore qui accanto, ma altri credo che siete in pochi e per il resto. Questo potrebbe essere uno stimolo ad approfondire. No, la per dire che generale. Non mi sento imbarazzato su quello, sebbene certo, diciamo, il nostro linguaggio non è. Noi non vediamo soltanto quello di cui abbiamo i nomi. Però certo se non abbiamo almeno quale. C'era la famosa storia dell'ornitorinco, Eco ha lavorato tanto su questo per dire che avevo torto, perché lui ha fatto un errore nella vita. Una volta ci ha permesso di pubblicare nel Pensiero Debole un suo saggio su Isidoro di Siviglia, eccetera. E questo naturalmente gli pesa perché è tutto. Adesso non vuole di pensiero debole io, ma è piuttosto la morte. Sì, però tutto sommato, quando dice che il limite dell'interpretazione è che non ci si può pulire l'orecchio con un cocciavite, lo dice per quei poveri scemi che si vogliono pulire un orecchio con il cocciavite. Nessuno di noi ha mai pensato. Cioè, c'è qualcosa, si vede benissimo qual è l'interpretazione falsa, ma paradossalmente, giusto contro eco, bisogna dire che l'interpretazione falsa è quella che si crede vera, cioè che non sa di essere un'interpretazione, quindi parla a nome di tutti, crede di essere Dio, eccetera, eccetera. Allora, c'è qualcosa fuori di noi. Io non ho mai pensato che c'è qualcosa, però fuori di noi ci sono anche tutti gli altri. Prima, invece noi pensiamo sempre che gli altri sono un appendice, invece ci sono i bosoni. Poi diciamo ci sono anche gli altri esseri umani, ma io
comincerei a rovesciare tutta la baracca, nel senso che il mondo senza esseri umani io non l'ho mai visto, non so cosa dice il mondo prima della quando me lo racconti già con degli schemi, con dei reperti, con dei pezzi archeologici scavati da sotto nell'Artico, voglio dire, non sono, sì, capisco quello che lei dice, ma non saprei perché io debbo cambiare idea, ecco. Passiamo alla prossima domanda. Ci sono tanti tipi. Prego, prego. C'è il microfono. C'è un signore che non è uno studente. Ah, non è un obiettore indipendente. Sì, va bene. Chiedo, c'è anche un timore della realtà, c'è paura della realtà. Faccio riferimento a quello che ha detto ieri il ministro Clini, è venuto qua e ha raccontato quello che è successo a Taranto. Lui ha raccontato che un padre gli ha mostrato le foto dei suoi figli che erano morti. Per... Parli più, no? Sì. Ha parlato. Antonio, per il microfono. Ha parlato il ministro Clini di un padre che gli aveva mostrato delle foto dei bambini che erano morti a causa dell'Ilva, secondo il padre. Ma lui è rimasto sconcertato e ha negato, ha detto questo non c'entra l'Ilva, c'erano altre le cause della morte di questi bambini. No? Allora mi chiedo, c'è anche un timore del dolore legato alla realtà e allora si prendono le distanze dalla realtà? E quanto questo timore, questa difficoltà a prendere, diciamo, coscienza della realtà impedisca di andare avanti? Sì, ho capito. No, io sono, diciamo così, i miei nemici filosofici sono quelli che pensano che la filosofia debba aiutare a descrivere la realtà. Io penso che debba solo aiutare a modificarla. In questo senso forse ho paura del dato. Capisci cosa voglio dire? Non credo che siamo al mondo per prendere atto di come le cose stanno. Prendiamo atto di come le cose stanno perché vogliamo modificarle. Nessuno si occupa dell'Ilva per descrivere l'Ilva, se ne occupa perché vede che intorno all'Ilva ci sono più morti che più lontano. E allora forse si comincia a domandare se quello c'entra. E sono convinto che su questo tema certamente c'è una verità e ci sono degli errori. Ma la verità è quella che si stabilisce attraverso degli strumenti di conoscenza collettiva, la scienza se vogliamo. No, io non sono affatto... voglio dire, tra l'altro, anche la questione Ilva dà ragione abbastanza all'idea che è un affare di interpretazione, perché per tanti anni nessuno se n'è occupato. E come mai non se ne occupavano? Se avevano per caso il pregiudizio che non funzionasse? Beh, alcuni però avevano anche delle mazzette prese, distribuite, eccetera. Cioè, voglio dire, di nuovo, certamente lì ci sono dei fatti che si possono accertare con gli strumenti. C'è abbastanza luce per sapere che gli ippogrifi non ci sono, non esistono ippogrifi finora. E quindi c'è abbastanza luce per sapere se l'Ilva fa male o fa bene, o non lo fa. Però tutto questo non è indipendente da un quadro generale interpretativo che appunto ci fa diffidare di chi parla a nome del padrone o di chi parla a nome dei cancerosi, eccetera, eccetera. Non so, non mi sa. Sì, certamente che la realtà sia qualcosa contro cui si sbatte è vero. Io non sono convinto che bisogni inginocchiarsi, ma bisogna martellarla. E per martellarla bisogna avere in mente un progetto che non rispecchia le cose come stanno. Rispecchia valori, culture, preferenze, affetti, che non sono niente di... Io racconto sempre questa cosa, no, faccio questo esempio. Se un signore, per esempio se Odi Freddi, che è stato anche qui, vuole dire positivisticamente a una signorina che l'ama, può al massimo dire, come c'è in un'opera, credo, del primo Novecento, forse già in Verdi, vieni, ascolto del mio cuore il frequente palpitare. Perché se dice ti amo, dice cosa vuol dire ti amo? L'amore, dice, ma l'amore... No, però se l'unico modo in cui posso dirtelo fisicalisticamente è quando ti vedo il mio cuore accelera. Voglio dire, non sono convinto che noi siamo al mondo per prendere atto di come stanno le cose fisicamente. Vogliamo essere al mondo perché siamo interessati a l'interprete è uno
interessato, non è mai uno che sta lì e guarda. E se, no, se non ci fosse un interesse nei confronti del mondo, non guarderemo neanche. Perché mai io dovrei aprire gli occhi? Se non perché a un certo punto mi prude un occhio, sento un profumo di qualche cosa che mi piace, starei lì immobile. Questa è la filosofia dei realisti, amici miei. Allora, ci sono domande? Ce ne sono tante, che io sappia. Spero che ce ne siano. Ce n'erano. Il discorso è stato così esauriente ed esaustivo che le domande si sono spente. Minaccioso. Minaccioso, non so. Minaccioso. Voletemi chiarire ma che non ho ragione. Allora, ci sono. Prego, prego. Sì, stavo riflettendo mentre lei si è dichiarato buon cristiano, nonostante il parere contrario del Papa, sicuramente. Quando, diciamo, 2000 anni fa, un tizio disse io sono la via, la verità e la vita, quello fu abbastanza convincente a quanto pare. Io sono la verità, lei come lo interpreterebbe? Intanto i miei studi biblici, pochi, ma in realtà dicono che la traduzione era io sono la vera via che conduce alla verità, alla vita. Non sono tanto, ma comunque non mi importa. Se Gesù Cristo dice che io sono la verità mi va benissimo, nel senso che mi è simpatico. Ma volete mica identificare Gesù Cristo che è la verità con l'enciclopedia Treccani, con tutti i manuali di geometria, con quello in cui lo identificherebbe il Tarski? Cosa c'entra questo? Appunto, di nuovo, la verità è quella che vi fa liberi, ma quello che vi fa liberi non è certo il conoscere che 2 più 2 fa 4. Avete bisogno di sapere che 2 più 2 fa 4 per non farvi fregare da quello che vi fa credere che fa 5, ma è tutto lì. Il problema non è sapere come stanno le cose. Figurati, poi dice, contempleremo in paradiso, contempleremo la verità per l'eternità. Tutti i manuali di scienze positive, fisica quantistica. Lì poi la fisica quantistica potrebbe ancora starci perché c'entra nei soggetti. Potrebbe essere un gioco della Trinità questo affare qui, ma comunque questo. E questo io sono convinto, non mi sento poco cristiano quando dico che la verità oggettiva è soltanto una ideologia enforced, fatta valere da chi ha la forza di farla valere. È tutto lì il punto. Il mio maestro principale, che si chiama Heidegger, insieme a quell'altro che si chiama Nietzsche, due personaggi del tutto sospetti, uno che era un vecchio signore, no, non tanto vecchio, è impazzito a 44 anni, quindi non era tanto vecchio, però che, insomma, certo non era un socialista, e Heidegger è stato un nazionalsocialista, quindi è sospetto anche lui. Però Heidegger aveva elaborato questa teoria contro la verità come conformità della proposizione al dato all'inizio del Novecento, perché come Kandinsky, che non voleva più dipingere le cose come stavano ma le cose come venivano dall'interno. Cioè c'è l'oggettivismo contro cui Heidegger sta e contro cui sto anch'io, è l'oggettivismo dell'ordine esistente, che per giunta all'epoca era particolarmente pesante, perché la Ford è stata fondata nel 1899, lo stesso come la Fiat, e c'era questo signore Taylor che aveva scritto l'Organizzazione Scientifica del Lavoro, che cominciava a essere applicato esattamente alla Ford e poi dopo alla Fiat. Cioè, come dire, l'oggettivismo contro la verità per cui lottiamo è quella che ci fa liberi, non quella che descrive le cose come stanno, fa funzionare meglio le macchine. Certo, le macchine possono essere fatte funzionare meglio a scopo umano, ma se voi le usate poi a Auschwitz siete un po' fregati. Posso fare una domanda provocatoria? Provoco? No, solo questo. Però, naturalmente, cedo subito la parola. Si dice che non c'è un solo problema filosofico che sia stato risolto. Adesso mi dice la sua opinione su questo. Allora mi è venuto il sospetto, non è che l'ermeneutica semplicemente fa un servizio alla filosofia, cioè poiché noi non siamo in grado di risolvere nessun problema, anzi addirittura si teorizza che sia impossibile risolvere un problema filosofico se è ben posto, allora vuol dire che dobbiamo ammettere che non è possibile risolverli, perché in realtà possiamo solo dare delle interpretazioni. E magari questo va bene in filosofia, ma forse nella scienza la cosa va affrontata in modo un po' diverso. Qual è la sua opinione? Io credo che la scienza, come diceva Jacques Kuhn, risolve
dei problemi all'interno di un quadro, è come la settimana enigmistica, cioè risolvere, tanto che Kuhn usa il termine puzzle. Allora, la filosofia non risolve nessun problema, perché in realtà i problemi filosofici non hanno nessun possibile verifico, falsifica, sperimentale. Non so come dire. Per esempio, la grande domanda metafisica che è stata formulata in questo senso da Leibniz: perché in generale l'essere piuttosto che il nulla? Ma è una domanda che si fa, dice, ma scusi, lei mi prende in giro? Cioè, è una domanda che certo non ha risposta. Quasi, bisogna, si deve uccidere o no, per esempio? È una domanda che potrebbe essere, a cui si potrebbe rispondere con una dimostrazione, cioè ti dimostro che non si deve uccidere, perché? Non ha nessun senso. Oltretutto, per esempio, se uccidere qualcuno fosse così innaturale e delittuoso, Dio sarebbe il massimo assassino del mondo, perché ci poteva benissimo creare immortali, perché diavolo ha voluto farci morire? Voglio dire, tutto, certo, i problemi filosofici non si sono mai risolti. È stato inutile che i filosofi parlassero, questo è il punto. Secondo me no, ma tutto sommato non so neanche se è stato utile in assoluto rispetto a che è stato utile per la democrazia, per esempio, che la filosofia sia nata in Grecia insieme con il dibattito pubblico, cioè, è stato fondamentale. Forse, per esempio, se no la nona sinfonia di Beethoven poteva non esserci, anche bastavano otto, anzi, alcune sono addirittura noiose. E dice, però adesso che c'è non posso più farne a meno, mi dispiace. Dice, ma come è finita la nona? La filosofia è così, cioè ci aiuta a vivere, non ci aiuta a risolvere dei problemi concreti. Dice, come non lo so, io no, vorrei avere un esempio di problema filosofico che si è risolto. Infatti dicevo, se è ben posto non può essere risolto. Non so se è ben posto, però se è ben posto è una cosa che... Nel senso che altri problemi sono stati assorbiti dalle scienze di vario genere, una volta erano filosofici, ma poi dopo... Sì, non lo so, è vero, sì, sono consapevole anch'io, fortunatamente, sennò io anche qui difendo la Pagnotta. Se avessero risolto i problemi filosofici io non sarei più pagato dallo Stato, ormai sono in pensione. Però anche la pensione è rilevante, devo dire. Domande? Nessuno che domanda. Buonasera. Io qui. Allora, mi chiedo, quando un postmodernista fa un'asserzione metacognitiva, metalinguistica e metacomunicativa del tipo ogni asserzione che faccio sulla realtà non è rappresentativa ma è espressiva, non rischia di cadere in una autocontraddizione come il paradosso del cretese? Sì, però badate che Nietzsche, che scrive la famosa frase che mi viene sempre gettata in faccia, non ci sono fatti solo interpretazioni, aggiunge, e anche questa è un'interpretazione. Io non sto descrivendo niente quando dico che quando faccio un'asserzione sto dicendo la mia opinione in una certa situazione. Se poi questo vuol dire, l'argomento antiscettico è il solito, ma ha mai convinto qualche scettico? Lei conosce uno scettico che si è fatto persuadere dal fatto che, cioè, se dici che tutto è falso allora dici una verità? Non c'è nessuno, sono quelli, i non scettici che hanno inventato questo argomento, come gli argomenti per l'esistenza di Dio servono a quelli che ci credono già, ma certo davvero è difficile che qualcuno dice adesso ti... Ma neanche Gesù Cristo si è mai sognato di dimostrare l'esistenza di Dio. Voglio dire, il problema, ha ragione, sì, c'è una specie di cortocircuito nelle proposizioni, però sapete, diciamo la verità, appunto, diciamo il vero, cioè, diciamo qualcosa su cui possiamo essere d'accordo. Ma voi vi fidate di più di qualcuno che vi dice adesso ti dico la verità assoluta, o di qualcuno che dice guarda, la mia opinione sarebbe questa, cosa ne dici? E questa è una scelta pragmatica. Io, se uno viene avanti e mi dice ti do la verità, a meno che sia uno che poi si fa mettere in croce, ma allora è tutto un altro discorso, metto mano alla pistola, perché deve essere uno che vuol farmi fare qualcosa che non voglio. E quindi non sono, capisco la ragione, cioè, io anche l'argomento, figuriamoci, la mia allieva e amica, ma anche
una donna di cui bisogna diffidare per la sua pericolosa serietà, Franca D'Agostini, che è una vera filosofa, continua a dire sì, ma c'è l'autocontraddizione. Beh, l'autocontraddizione performativa non ha mai convinto nessuno, proprio la gente se ne fa ampi ritorti baffi e passa al pragma, al pragmatismo, cioè cosa dici, cosa preferisci quando facciamo questi discorsi. C'è una domanda, prego. C'è il microfono? Porto io? È sempre lì sotto la luce l'oratore. Sì, no, se qualcuno... Lei si considera allievo di Nietzsche, di Gadamer e di Heidegger, ma io la classificherei anche fra gli hegeliani. Allievi di? Fra gli hegeliani. Ah, di Hegel. Ah, certo, io in no. Quanto Hegel negava l'esistenza di una verità oggettiva, in quanto all'interno del concetto, il Begriff hegeliano, esistevano una contraddizione che si precipitava verso un Aufhebung, un superamento dello stesso concetto, che contiene al suo interno idee e forme diverse di verità. Sì, no, io adesso su questo specifico, intanto anche a me sembra che la definizione, diciamo, la definizione hegeliana di esperienza come fatto dialettico, e cioè l'esperienza è io credo A, sbatto la testa in B, dico accidenti, mi ero dimenticato B, prendo atto di B e lo includo in A, questo è l'aufhebung, e questo tutto sommato mi pare che vada bene, ma soprattutto io sono hegeliano anche in un altro aspetto della faccenda, e cioè sono un hegeliano crociano, lo dico qui che siamo in Puglia, dove c'è la casa editrice La Terza, Crocio al napoletano, lo so, perché sono convinto che Hegel ha ragione finché non crede di arrivare allo spirito assoluto, è una cosa che mi ha insegnato Gadamer, bisogna stare con Hegel fino allo spirito oggettivo, cioè fino al fatto che la storia umana è un processo di realizzazione, di trasformazione del mondo nella casa dell'uomo, che sarebbe poi anche il marxismo. Se però poi si pensa che a un certo punto questo processo culmini, come obiettava Croce a Hegel, culmini in un punto di autocoscienza assoluta, e questo non va più bene, però tutto il resto va benissimo. L'ermeneutica è una forma di hegelismo annacquato, cioè hegelismo crocianeggiante, se vogliamo, non è tanto scandaloso, ma di marxismo moderato. Io ho adesso il mio ultimo libro pubblicato, però non in italiano ma in inglese, scritto insieme a Santiago Zabala, intitolato Hermeneutic Communism, comunismo ermeneutico. Se Stalin avesse letto un po' di pensiero debole, non avrebbe sterminato tanta gente, ma questo naturalmente lo dico paradossalmente. Però il punto dolente del marxismo dal punto di vista dei regimi politici, cioè la pretesa che la rivoluzione una volta accaduta non permetta più di andare avanti, e questo è il pensiero debole, cioè gli spieghiamo che il comunismo può essere anche ermeneutico, non solo l'assoluta realizzazione del vero Gattungswesen. Gattungswesen è una bellissima parola tedesca che vuol dire l'essenza generica, e che io conosco bene perché era il capo pagina del mio vocabolarietto di tedesco. Ogni volta che arrivo oggi leggevo Gattungswesen, mi faceva anche ridere perché sembrava che avesse da fare coi gatti. Non, il comunismo non è la realizzazione assoluta della verità umana, è il modo migliore che abbiamo per liberarci di questi grandi figli di buone donne che ci governano adesso. E basta. Sì, c'è una domanda lì, sì. Buonasera, io comunque, essendomi documentata, ho trovato, diciamo, che la sua visione per quanto riguarda la religione comprende una sorta di indebolimento della figura di Dio. Indebolimento. Ah, sì. Ma quindi com'è possibile portare avanti una teoria sull'inesistenza della verità assoluta quando comunque si pensa ad un indebolimento della verità presenza di Dio, che comunque in sé implica delle verità indiscutibili? Ma dunque,
mettiamola così, il Dio dei filosofi, come diceva Pascal, non è il Dio di Gesù Cristo. Anche la storia del bosone ha suscitato anche tutto il problema. Il bosone sarebbe Dio. Se dovessimo identificare Dio con la causa materiale di tutto quello che accade, non lo so, sarebbe, come dire, abbiamo trovato il bosone, facciamo dei templi bosonici, andiamo alla messa bosonica tutte le domeniche. Non, Dio è, per esempio, se noi diciamo che invece Dio è il Dio della Bibbia, sì, la Bibbia racconta che in 7 giorni, eccetera, poi la donna, però non vorrete mica prenderla alla lettera. Quando oggi si parla, per esempio, c'è un'antropologia biblica, ma prima nel 500 diciamo che c'era una cosmologia biblica, che poi si è visto che era una roba che poteva essere corretta. E per me ci dovrebbe essere un'antropologia biblica. E la teologia biblica sarebbe una scienza che ci dice come è fatto Dio. Di nuovo, sotto sotto, dice, Gesù ci ha rivelato Dio, come se per noi fosse importante sapere come è fatto Dio. Dice, è grosso, triangolare, no, è lì sopra, sotto. E Gesù ci ha rivelato Dio, nel senso ci ha rivelato il modo di salvarci amando Dio negli altri. Volete mica? Quando due di voi sono riuniti, io sono in mezzo a loro. Oppure il tuo prossimo è lì, e Dio dov'è se no? E qui davvero il problema, io capisco che è difficile, però sono convinto che il pensiero debole è l'unica filosofia cristiana disponibile, perché se voi credete davvero di fare la dimostrazione dell'esistenza di Dio attraverso le 5 vie di San Tommaso, andava benissimo per quelli che ci credevano già, ma oggi nessuno si convince con le 5 vie di San Tommaso, perché c'è tutto un problema di mezzo delle scienze, di come funzionano le scienze, la fisica quantistica. Al massimo, io credo che, in questo sono un po' hegeliano, Dio è la tradizione giudaico-cristiana, la tradizione cristiana, il Dio della Bibbia, il Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento. E dice, ma allora questo, anche qui, qui naturalmente c'è però il Nuovo Testamento limita di molto l'Antico. Novalis, un grande poeta tedesco, diceva che i cattolici erano, la Chiesa era molto saggia perché aveva sempre vietato ai suoi fedeli di leggere l'Antico Testamento. Che forse, ma piove ragazzi, e Dio si vede, ecco, se Dio vuole. No, però insomma, controvertibile la prova. Che Gesù ci insegna che il Dio dell'Antico Testamento non è proprio esattamente quel giustiziere terrificante che dovevamo temere. Grazie a Dio, concluderò così, grazie a Dio sono ateo, siccome sono cristiano, non credo al Dio dei filosofi, al Dio come atto puro, al Dio come necessità, eccetera, eccetera. E forse neanche al Dio che fa piovere, perché volete mica che sia così cattivo da farci venire a pioggia quando parliamo di religione? Non possiamo. Va bene, va bene. Allora, salutiamo tutti, salutiamo il professore, ringraziamo il professore che è venuto e ci ha tenuto questo discorso questa sera, e fuggiamo tutti perché tra un po' la pioggia ci bagnerà. Salve a tutti, buonasera. Grazie a tutti.